700.000 euro per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza in conseguenza al violento evento atmosferico che si è abbattuto sulla città di Arezzo lo scorso 13 luglio. Questa è la cifra stanziata e spesa dal Comune di Arezzo. Due gli interventi di maggiore entità, quello al Palaestra Mario D'Agata e quello all'ex mercato ortofrutticolo. Dovevamo dare destinazione definitiva a tutti i lavori che sono stati fatti in somma urgenza, quindi a consuntivo. È venuta fuori una cifra importante, imponente, di quasi 700.000 euro, che però abbiamo speso in pochissimo tempo. Io credo che il risultato bruttissimo del downburst alla fine poi si sia rivelato in un successo dell'amministrazione che ha risolto veramente in poche settimane una serie di problemi importanti. I lavori partiranno il 23 di agosto, quindi circa un mesetto dopo l'evento, ammontano a circa 300.000 euro per il solo palasport delle caselle, però abbiamo fatto i salti mortali per cercare di ripristinare al più presto il palazzetto, anche perché a settembre partirà la nuova stagione, quindi c'è necessità di quegli spazi. I lavori dureranno circa una 45ina di giorni, quindi diciamo che a fine ottobre massimo dovremo restituire alla SBA e il Palasport nelle migliori condizioni.